Prego, senatore. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, desidero anch'io iniziare il mio intervento ringraziando il Presidente Girotto e i commissari delle due commissioni di competenza per onestamente il clima che si è svolto durante che si è avuto durante il lavoro della Commissione. Direi che quando succedono queste cose è sicuramente un momento positivo per la politica. È una tematica di rilevanza fondamentale per i territori e per il Paese che è giusto affrontare con buon senso da parte di tutte le forze politiche. Mi vorrei soffermare sulla parte legata alle crisi aziendali, ovviamente che mi sta particolarmente a cuore anche per la competenza della mia Commissione. Questo decreto era atteso da tempo, direi forse da troppo tempo. In Italia ormai si sono aperti oltre 150 tavoli di crisi, ci sono molte aree del nostro Paese interessate da zone di crisi complessa o crisi speciale. Una situazione preoccupante e urgente, per la quale ritengo che di certo si poteva usare di più. Anzi, sono sicuro che si dovesse usare di più, per parlare con voce chiara e forte a chi da tempo attende risposte concrete. Il decreto finanzia le casse integrazioni di Sardegna e Sicilia, così come l'area di crisi di Isernia, attraverso l'articolo 11 concede l'esonero al contributo addizionale, strumento che vuol dare un po' di sollievo ad alcune aziende, grandi aziende, particolari aziende che magari iniziano con una lettera in particolare, attenzione non mi si fraintenda, ma di certo questa azione si sarebbe potuta estendere anche alle piccole e piccolissime imprese, vero tessuto del nostro Paese che purtroppo molto spesso, anzi troppo spesso vengono trascurati. Si potenziano le strutture dei ministeri al fine di prevenire il declino produttivo e questo è senza dubbio un lato positivo, almeno sulla carta, ma di certo non può e non deve essere l'unico strumento per contrastare la grave crisi aziendale in cui versa il nostro Paese. Merita attenzione anche l'argomento dell'End of West. Dopo le forti, fortissime criticità emerse nel Paese a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, che ha precluso alle regioni la valutazione caso per caso e che ha inferto una battuta d'arresto all'End of West e dunque all'economia circolare. E dopo che per oltre un anno, e dico oltre un anno, i colleghi dei 5 Stelle hanno continuamente opposto un rifiuto all'accoglimento dello storico emendamento a firma Arrigoni e Brisarielli, il quale è sempre stato salutato con favore da tutto il mondo delle imprese, e condiviso l'unanimità dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, presentato del resto molte volte. Ecco che i 5 Stelle, ravvedendosi, a mio avviso, ne condividono la bontà. Certo, accogliamo con piacere questo cambio di rotta, non possiamo però non sottolineare che la famosa indecisione degli stessi ha prodotto molti costi aggiuntivi sulle famiglie e sulle imprese e non possiamo rimarcare che nell'emendamento della maggioranza c'è l'introduzione di un meccanismo di controlli ex post a doppio regime farraginoso e preoccupante che risulterà inefficace per la tutela dell'ambiente e che mette in discussione l'operato delle regioni e sminuite nel loro ruolo. Proprio sull'argomento l'emendamento Lega firma Arrigoni e Brisarielli era a nostro avviso la giusta risposta alle problematiche dell'End of West. Spiace prendere atto che su questo la maggioranza abbia purtroppo perso una buona occasione per dare davvero la risposta giusta. In merito all'Ilva poi, a Roma si dice ma che davvero? Le notizie di questi giorni con quello che è avvenuto ieri in commissione non possono lasciarci indifferenti. La retromarcia del governo è davvero clamorosa, ci lascia senza parole. Questa mossa rischia di rappresentare un colpo mortale all'azienda, la quale ora ha l'alibi per andarsene. L'esecutivo prima ha detto una cosa, poi ne ha fatto un'altra. Un cambio di rotta sulla pelle di migliaia di famiglie, di lavoratori, che per noi è motivo di grande preoccupazione. Faccio i miei complimenti, perché devo ammettere dal punto di vista del Movimento 5 Stelle una coerenza su questo argomento. Al PD io faccio veramente i complimenti, perché il loro salto carpiato triplo quadruplo sull'argomento ha fatto veramente invidia ai Cagnotto padre e Cagnotto figlia. Io vi faccio i complimenti. Adesso non ho ben capito se parlano come Partito Democratico, come Italia, quella di Renzi, non è molto chiaro. Di fatto il cambio di rotta è stato straordinario e in commissione onestamente un po' di imbarazzo lo abbiamo notato. Chiudo questo mio intervento sulle aree di crisi complessa di questo Paese. Questo provvedimento, a mio avviso, non entra abbastanza nel merito di come risolvere le situazioni.
L'affare assegnato, da me proposto e promosso con il sostegno di tutta la Commissione, che ringrazio, ha potuto affrontare caso per caso le varie aree di crisi complessa, cercando di affrontare nello specifico le varie problematiche e proporre alla Commissione risoluzioni frutto di un percorso di audizione e confronto. A questo proposito, la Commissione ha licenziato all'unanimità due risoluzioni sulle aree di crisi complessa, di Savona e delle Marche, senatore Cangini, comunque ci sono andato, vabbè. Condivendo allo stesso tempo, ringrazio la Commissione che proprio ieri sera ha votato a favore due ordini del giorno che impegnano il Governo nella prossima legge di bilancio ad aumentare le risorse per queste due aree. Di questo provvedimento ovviamente non posso che essere orgoglioso e ringraziare tutti. Spero solo che questo possa essere in seguito esteso a tutte le aree di crisi che durante l'affare assegnato valuteremo, anche perché questo Paese e il suo tessuto economico meritano la nostra attenzione senza ideologiche posizioni preconcette che pongono le nostre imprese e i nostri lavoratori fuori dal mercato e senza futuro. Caro Presidente, cari colleghi, concludo questo intervento con un pizzico di rammarico, perché si sarebbe potuto fare molte cose in più e molte cose meglio. Sarebbe stato solo bastato un poco più di coraggio. Un coraggio che evidentemente manca un po' a tutti. Grazie.